pomeriggio, cari amici sportivi, appassionati di volley e soprattutto amici della Lega Pallavolo Serie A femminile. Siamo qua collegati come ogni giovedì. L'altro giovedì abbiamo parlato con Marco Sesia di preparazione di esercizi con la Union Volley Pinerolo. Oggi invece battezziamo anche la Serie 1. Finalmente possiamo parlare con due protagonisti, due ragazze che non hanno bisogno veramente di presentazioni. Siamo quindi collegati con Veronica Angeloni, Giada Cecchetto, le ragazze della Bartolcini Forti Infissi Perugia. Ciao ragazze. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Allora, prima di tutto, come state? È bello prima di tutto vedervi in maglia, in divisa. Insomma, questa maglia che è già da un po' che purtroppo non potete indossare sul Palabarton, ci mancate voi. Prima di tutto, come state? Inizio da Veronica in ordine grafico. Ma allora, bene, per quanto in questo periodo si possa stare bene, ovviamente a tutte noi manca quella cosa che amiamo di più, è giocare a pallavolo, però come sappiamo tutti in questo momento di emergenza teniamo duro e da bravi atleti diamo il buon esempio e stiamo a casa e ci alleniamo a casa. Esatto, e tra l'altro Giada, so che siete ancora a Perugia e comunque vi state allenando e sono contento anche che dedicate un po' di tempo anche per i tifosi che non vi possono seguire molto e oggi siete in diretta con noi. Sì, siamo molto contenti sia io sia Veronica. Per noi atlete dirci stare a casa ferme senza allenarci, senza andare in palestra ovviamente è una sofferenza come per chiunque. Per noi maggiormente, visto che siamo abituati a lavorare con il nostro corpo e diciamo spingerlo oltre il limite, quindi dobbiamo un po' accontentarci e arrangiarci come possiamo, quindi lavoriamo a casa, facciamo allenamenti, quindi sì, sono contenta che i tifosi ci possano seguire e sono contenta di indossare la maglia che comunque da un po' che non mettevo e mi mancava, devo essere sincera, con tutta la voglia ovviamente poi di poter tornare in campo al più presto. Allora, dicevo proprio, voi siete le prime di A1 che abbiamo qua, insomma, prima di tutto grazie per la vostra disponibilità e poi, dicevamo, tanto tempo libero da passare in casa, hashtag resto a casa per tutti, e mentre do un attimo di tempo a tutti quelli che ci stanno seguendo di scrivere le domande, soprattutto a mettersi in divisa, a prepararsi, perché tra poco Veronica e Giada ci faranno vedere gli esercizi che possiamo anche fare da casa noi che non siamo proprio degli atleti professionisti come voi, però. Beh, assolutamente. L'unica cosa importante che tutte le persone che si collegheranno e vorranno allenarsi con noi è di procurarsi due bottiglie d'acqua piene e una bottiglia di un detersivo con il manico. Brava, guarda che Giada fa vedere tutto. Questa è l'unica cosa e una sedia o insomma il divano per fare degli esercizi per le braccia. Per il resto non c'è bisogno di nient'altro, solo della voglia. Allora Giada, due bottiglie, insomma detersivo abbiamo detto, una sedia, e volevo chiedervi, questi esercizi che ci proponete tra poco, possiamo farli anche noi? Io parlo proprio da sedentario cronico che monta video e fa telecronache, ma anche noi comuni mortali non proprio sportivi possiamo fare questi esercizi insieme a voi? Sì, assolutamente sì, sono esercizi di base, molti sono molto semplici. Noi questi circuiti quando li facciamo li ripetiamo per tante volte, sei volte ripetiamo 12 esercizi con delle tempistiche ben scandite. È ovvio che noi qui cerchiamo di dare un po' un'idea di quello che è un po' un circuito che noi facciamo, ma chiunque ci può seguire, anzi ci fa molto piacere, quindi seguiteci numerosi così ci divertiamo insieme. Allora, comunque, mentre tra poco partiamo subito, volevo solo parlare un attimo anche di questa stagione che purtroppo ora siamo qua a parlare a ognuno dalla propria casa, insomma il momento è difficile, però parlando un po' di questa Bartolcini Forti Infissi Perugia che forse vi è mancato un po' di continuità, ma nelle ultime giornate vi stavate riprendendo con la vittoria su Bergamo ad esempio in casa, insomma Palabarton riuscivate sempre a avere un po' la marcia in più grazie al pubblico, però forse mancava un po' di continuità nei primi mesi, Veronica. Ma guarda, io sono convinta che non sia mai facile partire da zero, comunque da una squadra tutta nuova, più, diciamo per i massimi, e da subito partire bene. Quindi abbiamo magari avuto bisogno un po' più rispetto alle altre di ingranare e il rammarico più grande è che verso la fine avevamo veramente trovato la quadra giusta e purtroppo come tutti siamo dovuti fermare, quindi
c'è un rammarico, perché rimane per noi il punto di domanda che ci diciamo è: ma forse potevamo farcela, insomma, avremmo potuto conquistare la salvezza, che per esperienza ti regala delle gioie a volte come quando vinci uno scudetto, ovvio non è la stessa cosa, però è veramente una vittoria che insomma avremmo voluto poterci guadagnare dal campo. Tra l'altro, dalle immagini volevo proprio parlare anche dello studio e del tempo libero che voi dedicate. Siete entrambe, Giada e laureate, tra l'altro abbiamo pescato delle immagini del 2015 di Casalmaggiore quando ti eri appena laureata, vero Giada? Sì, sì, questo è 2015, in quell'anno giocavo a Casalmaggiore, quella se non sbaglio era la partita, l'ultima dell'anno contro il Bisonte San Casciano, e mi ero laureata il 17 dicembre appunto 2015 in biologia, e quindi è sempre bello rivedere queste immagini comunque dell'affetto che comunque il tipo a noi giocatrici ci dà sempre, in particolare in quell'occasione è stato veramente un bellissimo momento. Come ha anticipato Veronica, già da voi siete due neoarrivate nella Bartolcini Fortin Fissi Perugia, l'altro anno hai sfiorato la promozione con la Agricola Zambelli Orvieto, insomma nei giorni precedenti ho intervistato sia Michela Ciarrocchi che Sara Angelini, che sono state protagoniste insieme a te di quella annata che è sfumata lì la promozione, ma poi l'hai trovata proprio in quest'anno di A1 e piano piano, giornata dopo giornata, hai poi preso le redini della difesa, insomma Eleonora Bruno ha avuto qualche problema e tu invece in difesa e ricezione hai comandato. Sì, allora, partendo dall'anno scorso desideravo e volevo con tutta me stessa la promozione. Siamo arrivati a sfiorarla perché comunque l'abbiamo portata fino a gara 3 di finale playoff con Caserta. Purtroppo non siamo riusciti a portare a casa il risultato, però sono contenta comunque quest'anno di aver indossato la maglia di Perugia e aver lottato per loro. L'ho fatto con tutta la voglia e il massimo lavoro e grinta che potevo metterci, ed è stata comunque una stagione molto positiva, mi sono divertita tanto, sebbene un po' i risultati siano mancati in certi momenti, però sono stata molto bene a livello di, specialmente di gruppo, tra noi ragazzi, nella società, quindi peccato quel pizzico di insomma continuità, come dicevi anche tu, perché comunque con Bergamo avevamo raggiunto, cioè stavamo secondo me giocando molto bene, abbiamo concluso comunque con una bellissima vittoria e poi avremmo avuto degli scontri Brescia Caserta che magari ci avrebbero permesso di darci anche un po' di fiducia. Purtroppo appunto per ora la stagione si è fermata, però la ripeto comunque una stagione molto positiva. Sì. Allora, sperando di poter rivedervi presto dal vivo e soprattutto sui campi, mi dicono, allora, vi salutano tutti in diretta. Ciao ragazze, siete bellissime. Insomma, iniziate, allora, iniziate, basta. Mi dicono, inizia, lasciale partire. E allora, io ragazzi, vi cedo la parola. Mettiamo anche il timer perché già da, mi avevi detto, sono più o meno esercizi da 30 secondi, giusto? Sì. Allora, la nostra idea, poi io diciamo guiderò un pochino di più e Veronica mostrerà gli esercizi, in contemporanea li farò anche io, però diciamo io comando e lei esegue, diciamo così. E, allora, partiamo con una prima parte di mobilità per appunto riscaldare tutto il corpo, con alcune tenute, un lavoro di squat al muro per cercare appunto di riscaldare. Dopodiché partiamo col circuito vero e proprio e da lì noi lo facciamo di solito 6 volte, noi lo faremo una volta, poi vediamo le tempistiche che abbiamo, e sono 12 esercizi e successivamente stretching. Quindi direi partiamo e divertiamoci. Vi lascio la parola, e d'ora in poi tanto conduttrici e programmi TV li avete già fatti, interviste pure, quindi vi lascio la parola e io mi nascondo. Prego, a voi. Va bene, partiamo. Tutti belli carichi. Allora, prendo postazione. Brava, anch'io. Oh, ditemi se ci vedete. Aspetta, sì. Un po' più. Okay. Allora, partiamo. All'inizio mobilità, partiamo dalla parte più bassa per arrivare poi al collo, con il riscaldamento della caviglia, quindi mobilità caviglia con circonduzioni. Prima gamba destra. Anche una da te, Giadi, fai tutto te. Sì, sì, tanto ora le tempistiche che teniamo 10 secondi, 20 secondi. Con cambio rotazione della caviglia destra. Dammi anche il cambio gamba. Sì. Cambio gamba. Io sono un po' miope, da qui dove ho lasciato il telefono non ci vedo più. E anch'io ti vedo lontanissima, ma... Ok, cambio rotazione. Ok, ora... Questo ragazzo dovreste
riuscire a farlo tutti, eh? Ok, fin qua effettivamente ce la posso fare anch'io. Polpacci, quindi solleviamo la punta e scendiamo piano. Saliamo e scendiamo piano. E fin qui vi illudiamo che tutto sia fattibile. Esatto, questo è l'inizio. Ok. Ci vorrebbe un po' di musica di sottofondo, però non siamo organizzate benissimo con l'impianto stereo. Ce l'abbiamo. In diretta abbiamo messo un po' di musica per i tifosi, e così voi vi sentite, invece il pubblico può anche avere un po' di sottofondo. Perfetto. Okay. Riscaldamento ginocchia, quindi piccole flessioni. Invece, sentite cigolare non solo le mie ginocchia, ma sulle scarpe. Circonduzione, senso orario, cambio senso antiorario. Ok, ora bacino. Passiamo. La rigidità subito di una che c'ha una certa. Allora, bacino, facciamo avanti e indietro, ok? Ah. Andiamo solo per ora. È precisissima Giada, eh? Molto. Io sono un pochino più rustica. Se vuoi comandare me lo te lo lascio a te, non c'è problema. Ora circonduzioni. Veronica, ma Belen non riuscirebbe a fare queste circonduzioni di bacino, giusto? Belen è la regina. Esatto. E se te dico un attimo che questo l'ha fatto così, mi dice che faccio schifo io a fare questo. Ora facciamo torsione. Aspetta, devo vedere. Ah, ok, questa me l'ero persa. Io ho dei problemi delle mura, scusatemi, ma sono lunga. Devo spostare un po'. Rotazione del tronco con l'estensione delle braccia. Tanto io faccio avanti e indietro, movimento. Ah, sempre quello, vero? Ah. Dai, circonduzione di braccia. Ecco, anche qui. Scusatemi, so che non sono molto a fuoco, ma c'è veramente ciò di lampada di basti. Indietro. Oddio. Poi collo, visto che in questo periodo siamo tutti o sul divano a studiare, quindi passiamo con lato sinistro o destro, lo sostenite. Vai, questo posso farlo anch'io, va. Questo è tanto. Questo, a parte gli scherzi, dovrebbero farlo tutti, perché veramente stare sia al PC che alla televisione. Vero. Crea un sacco di. Io anche a studiare, mamma mia. Piccole circonduzioni, giusto per riscaldare e mobilizzare un pochino. Ok. Ora, davvero, sempre parte del riscaldamento, facciamo un po' di plank. E qui chiederei se poteste mettere il cronometro a 30 secondi. Ok, chiedo subito in regia. Anche, puoi anche farti dirci via quando sei già a 10, non è che possiamo guardare il capello. Anche 20 secondi se vuoi. Allora, plank normale ha sempre come riscaldamento, quindi non è ancora il circuito questo. Ci sei, vero? Yes. Mi vedete bene? Sì. Ok. Allora, 3, 2, 1, via. Oh, questo è l'esercizio che tutte noi amiamo e facciamo tutti i giorni, è piacevolissimo. Questo fa male solo a vederlo. Per me. Questo ora si chiamerà esercizio preparazione estate, per quando potremo. Poi ditemi voi perché io non vedo da là comunque. 5, 4, 3, 2, 1, ok. Ok. Ora stabilità, Superman noi lo chiamiamo, quindi distensione braccia e gamba opposta senza andare a inarcare,
ma distensioni in lungo, quindi è alternato. Quindi gamba destra, facciamo una vado prima. Vai, uno, due. Cambiamo ogni volta sempre la stessa? Cambiando ogni volta. Ok. Quattro, cinque, sei. Questo, a parte gli scherzi, è un esercizio fondamentale per stabilizzare comunque tutto il corpo, schiena, anche addominali. E... sì. Datevi che, anche qui ora non è per dire, però quando raggiungi un'età matura, chiamiamola così, sono fondamentali per restare in piedi. Ok, quindi. Allora, adesso andiamo a fare uno squat a muro per riscaldare le gambe. Quindi troviamo una parete, io ho un mobiletto qua. Ci sei, vero? Mi vedete bene qua? Volete che vada qua? Sì, sì, andava bene. Ok. Mi fate 30 secondi? 30 secondi, timer. 3, 2, 1, via. Questo, okay, ragazzi, è un altro esercizio fondamentale per scaldare i quadricipiti e per lavorare soprattutto in protezione del ginocchio. Poi ora sicuramente mi scriveranno preparatori di dovuto che sono rimasti tutti i miei amici e mi diranno: però quante cazzate hai detto, ma i termini tecnici non posso dare, però speriamo che i preparatori non ce ne vogliono male, però no, no, anzi è anche un punto di vista diverso che voi proprio riuscite a presentare gli esercizi anche senza preparatori in questo caso, quindi è la loro gioia. Esatto. Ad esempio la caviglia, che noi io ad esempio ho bisogno di mobilizzare la caviglia prima dell'allenamento, la nostra preparatrice di quest'anno non le piaceva, quindi io dovevo inserirlo per conto mio. Ovviamente ci sono tante, diciamo, classi pensiero diverse, quindi poi ognuno conosce il proprio fisico, ovviamente sa di cosa bisogna. Certo. Tempo? Tempo scaduto adesso. Ok. Va bene, ora dovremmo essere abbastanza calde per iniziare il nostro circuito. Allora, sono 12 esercizi e lì ti chiederò appunto il cronometro di 30 secondi. Iniziamo il primo con skip, sul posto ginocchia alte, ok? Quindi, ok. Pronto, vero? Vai, 3, 2, 1, via! Mi ameranno i miei vicini! Mi sono fatto un piano, sembra un mammut. Cinque, quattro, tre, due, uno, ok. Ok. Secondo esercizio, 15 secondi di riposo e in questo tempo vi spiego il prossimo. Proposta da Veronica, squat jump. Consiste nel partire in questo modo. Mi sono già pentita, eh. Chi lo farà capire. È per questo te, vero? Su e salto. Tocco con la mano sinistra e salto. Destra e salto. In modo tale che siamo costretti ad andare giù in uno squat. E poi la parte esplosiva, quindi saltando. Ma Veronica, scusa, ma il Gioglio questo esercizio come lo farebbe? Saltando? No, caro, non ti sbagliare proprio, eh. Questo esercizio io, che sono la regina, non lo faccio. Okay. Tra l'altro ho i saluti anche da farvi da Diego Anselmi, l'ufficio stampa, da Bartolcini Forti Infissi Perugia, che vi scrive: Beatrice Palomba sarebbe fiera di voi, ragazzi. Grande, grazie. E chi è Diego se si sta allenando anche lui? Esatto. Adesso gli scrivo, ok. Prego. Ok, ci siamo? Con 30 secondi, 3, 2, 1, via. Secondi, 4, 3, 2,
Uno. Ok. Bene, 15 secondi di riposo. Devo stare anche un pochino aerobico. Ora se sentite un citofono, sono quelli di sotto. Dai, che magari ti stanno seguendo, vero? Hanno 90 anni a testa. Ok, allora no. Ok, ora abbiamo crunch bicycle, che sono addominali alternando ginocchia e gomito opposto. Quindi... questo. Ah. Ok. Ok, aspettiamo. La sala sta diventando una camera. E questo è già iniziamo a fare cose impegnative, qua. Cioè... Ok, sei vero? Sì. Aspettiamo anche qui un 30 secondi. Ok? 3, okay. 2, 1, yes! Allora, per ora tutti vi salutano, poi non so se... perché molti, infatti, se fanno gli esercizi non riescono a scrivere. Comunque, Margherita, ciao Giada, ciao Veronica, siete bellissime. Damiano Gibellini, ciao Vero, ciao Giada, vi seguiamo. Insomma, direi che i più si sono già messi all'opera, quindi... Bene. Si fidano di voi, vi stanno seguendo e quindi non stanno scrivendo molto, ma... Dopo le domande, tutte le domande che ci sono ve le leggo appena, va bene. Appena fate pausa. Va bene, tanto li salutiamo. Allora, ora proseguiamo affondi. Facciamo prima affondi frontali e poi dopo gli esercizi facciamo quelli laterali. Allora, per gli affondi si possono fare o semplicemente affondo frontale, ok? Oppure... si possono utilizzare fogli o stracci per rendere la cosa un po' diversa e cambiare un pochettino. Io faccio la tappeta. Ok, io faccio quelli senza. Io faccio con. Vai. Si può utilizzare anche un foglio semplice. Questo ti permette di scivolare e andare molto più piano, controllando molto il movimento. Ok, ma quindi facciamo anche quei 30 secondi. Okay. Io cambio gamba ogni volta. Sì, io faccio qui 10-10 perché è più difficile cambiare col foglio sotto il piede. Ok. Facciamo 3, 2, 1, vai. Mi raccomando, la punta del ginocchio non deve mai superare la punta del piede. Esatto. L'avrò sentito un miliardo di volte. Esatto. Per non andare a testa. Per non andare a sovraccaricare il ginocchio, dobbiamo sempre controllare che non superi la punta. Brave che lo ripetete anche a noi, che invece siamo poco avvezzi. Vi guardiamo più che fare gli esercizi di solito, anzi, vi guardiamo le partite. Ma sai che dicono che uno fa perdere le calorie anche a guardare? Spero. Tempo scaduto intanto. Ok, a posto. Allora, adesso abbiamo il preferito di Veronica, mountain climber. Ah, bello. Okay. Questo è il primo in classifica insieme ai burpees che vi abbiamo risparmiato. Sì. Okay. I burpees li abbiamo sostituiti, abbiamo detto questo lo segniamo, dai, anche se non è il nostro preferito, però... aerobico, quindi comunque è utile. Allora, consigliere... Scusate, scusa, se potete oscurare la mia telecamera perché perderò tutta la mia credibilità, ve lo dico. No, vai tranquilla, noi... No, cioè, sono sicura. Allora, anche qui 30 secondi. Pronta, vero? Sì. Nata pronta. 3, 2, 1, via! Da
aspetta che mi sto spogliando. Non volevo fare un clip oggi. Fabio ci scrive, Fabio aiuto, tecnicamente perfetto ragazzi, quindi... Fabio aiuto, ti voglio un bene nell'anima. Grazie, mio ex allenatore l'anno scorso, uno spettacolo. Grande, grazie. Edoardo Beltra, grazie ragazzi, altri esercizi che posso fare a casa. Insomma, anche divulgazione atletica un po' per tutti noi sedentari. Beh, allora proseguiamo con i prossimi. Allora, prossimo a fondo laterale con carro delle braccia. Qui prendiamo le due bottiglie. Ok, quindi ragazzi tutti a prendere bottiglie. Io mi devo mettere per così, scusatemi, ma... Io aspetta che mi modifico. Ok. Anche qui si possono dare, se si vogliono, i due straccetti o fogli per scivolare meglio sul pavimento. Allora... Aspetta che vado più indietro, come vedete. Allora, questa partita, fondo laterale, quindi parto dritta, vado ad estendere con il foglietto anche meglio se vado più piano, in contemporanea distendo le braccia, come per fare il bagger, che mi manca tanto tra l'altro, quindi... Ci sei, vero? Sì. Ok, 30 secondi e alterniamo ogni volta la gamba, ok? Ok. 3, 2, 1, 10. Edoardo ha anche risposto, vi mando un abbraccio grandissimo, Eleonora Giorgi siete mitiche, tantissimi vi stanno seguendo, e ci stiamo appassionando anche noi, insomma non abbiamo più scuse per stare sulla sedia, parto io a leggere le domande, io la tengo ancora come scusa per il momento in diretta, solo quello. Va bene. Siamo contente. Anche Walter Brunato, Giada e Veronica siete due donne meravigliose, due giocatrici fantastiche. Buon allenamento. Grazie, che carini. E tra l'altro c'è ancora Diego Anselmi, l'ufficio stampa, che ci ha scritto sull'esercizio di prima dei salti, come salti in bocca, come salti conosce solo i salti in bocca alla romana, insomma. giusto. Salutiamo. Grazie, anche Diego, simpaticissimo. Prego ragazze, ho approfittato un attimo per farvi prendere fiato, ma continuate pure. Hai fatto benissimo. Allora, prossimo esercizio, appoggi laterali, jumping jack. Questo è veramente il preferito di Veronica, che mi ha voluto proporre al posto dei burpees. Jumping jack, quindi... Con questo mi sento proprio una, tipo una professionista degli anni 80, Just Dance, cose del genere. Allora, quindi apertura, gambe e braccia. Ok, quindi alternato questo. Ok, allora tempo. Sempre che sei qua per non far danni. Ecco, infatti. Allora, 3, 2, 1, via! Dance, giusto? Ecco. Oppure Rocky, non lo so. Rocky. Ok. Allora, adesso, tanto prematore.
quindi passiamo alle braccia in modo un po' più specifico. E qui ci serve il detersivo, che molti diranno, ma come? Questo come un rialzo, che io ho il gusto, ma va bene anche una sedia o qualsiasi cosa comunque che sia duro e che ci permetta di eseguire il rematore. Prendendo il detersivo, pubblicità occulta. Vabbè, no, tanto la marca famosa non ha bisogno di bisogno, però non c'è più un sconto. Sì, esatto. Guarda, non c'è più, lo buttiamo via. No, sto scherzando. E dentro va bene acqua, oppure se si vuole appesantire un po', sabbia, sassi, di tutto e di più, per renderlo ovviamente un po' più pesante, perché comunque obiettivamente è leggero, almeno per noi parecchio. Quindi rematore. L'ho trovato solo con l'ammorbidente dentro, quindi lo farò leggero. Diciamo, devo finire le scorte. Esatto. Allora, senza inarcare la schiena, abbastanza stabile e comodo, portiamo la bottiglia, cioè il detersivo, al petto, in modo lento e controllato. Qua facciamo 15 e 15, Giadi? Sì, tanto 30 secondi sono 15 e 15, quindi sì. Ok, okay. Allora 15 vi dico il cambio. Vai, perfetto. Uno, due, tre. Comunque se le donne magari fossero interessate, cambio. Questo esercizio fa benissimo per la ciccetta sotto le braccia. Ok, cambio. Io faccio le dirette per le non sportive. Esatto, intrattenitrice. Quindi dai trucchi, insomma. Ah, no, ma infatti è questo lo spirito di queste dirette, anche insomma far compagnia a chi si vuole allenare insieme a voi. C'è un mucchio di gente che vuole, tra l'altro vi saluta anche, salvo Eros, mi puoi salutare le ragazze con grande affetto, Lidia, Veronica? No, Eros è una persona spettacolare, ha detto, una persona di Marsala meravigliosa. Esatto, lo salutiamo anche noi della Sigel Marsala, scrive anche che ti manderà un cannolo siciliano direttamente da Marsala, infatti. Magari, me lo sono meritato dopo questo allenamento. Credo lo voglia anche Giada, quindi in questo sì, caso. Io accetto volentieri nel caso. Ci sei, vero? Sì, ok, sì. Stop. Tra l'altro ci chiedono anche, Giada, per la respirazione in questi esercizi. Per chi, come me, che sono ignorantissimo, ispirare e inspirare, quindi quando tiri su, giusto? Sì, la respirazione, sì. Sì, per la respirazione, sì. Sì, esatto. Ok. Il momento di sport ovviamente quando si tira su, quindi lì si espira e poi si scende piano. Perfetto. Poi ovviamente con l'esercizio risulta molto più semplice, perché comunque siamo abituati a pesi diversi, quindi è un po' falsata come cosa. Però diciamo che è un indicatore carino per dare un minimo di peso. Allora, ora... sempre col nostro detersivo, single leg deadlift, quindi stacco monopodalico, ok? Anche questo è utilissimo per l'equilibrio, lo mettiamo via, stacco, quindi facciamo lavorare questa parte del muscolo con alternanza, la gamba destra, nel momento in cui va dietro, scende il braccio destro e torna su. In questo modo andiamo a lavorare su questa parte. E bisogna avere, lavora poi ovviamente tutto il corpo, quindi addominali, bisogna stabilizzare tutto il corpo per poter vedere correttamente. Quindi equilibrio e si va. Questo è un esercizio spettacolare per il salto, a parte gli scherzi, perché veramente va a lavorare dei muscoli che normalmente magari con i macchinari fai un pochino più fatica a ritrovare, invece così. Ovvio che anche questi ci vorrebbero dei pesi più pesanti, ma esatto. Sono rimasti al palazzetto. Esatto. Quindi ci alterniamo. Monopodalico facciamo anche qui 15 e 12, direi. È vero, 15 e 15. Ok? Sì, sì. Quindi teniamo l'equilibrio, ok? Vai, uno. La gamba che tiene, diciamo la gamba che regge, questa, deve essere tesa. E dovete sentire tirare qua, come se fosse una sorta di allungamento. Questo è fondamentale, cioè dovete sentire il vostro corpo, praticamente. Sì, ascoltare il proprio corpo è la prima regola. E magari quando torniamo su non appoggiamo la gamba opposta. Facciamo 15 poi 15, giusto? Esatto. Verso il fondo. 7,
Questo è un altro degli esercizi miracolosi che si fa quando purtroppo arriva magari un infortunio tipo quello del crociato, come ho avuto io. E quindi questo serve veramente a riprovare anche la stabilità del ginocchio. È molto interessante. Tra l'altro vi salutano anche da... c'è Adolfo che vi scrive: grazie ragazze, ciao a Giada e Veronica, qui sono le 10:30 della mattina, quindi insomma anche fuso orario, anche fuori dall'Italia vi stanno seguendo. Grandissimi, un saluto. È andato il cambio? Era finito, già da un po', vero? L'ho distratto. Scusate, io aspettavo diligentemente il cambio dalla regia. Scusa, mi son distratto un attimo. Tra l'altro Salvo promette anche per Giada, porterà da Marsala cannoli anche con Giada. Grande, grazie mille. Saluto tutti i miei amici maestalesi, voglio un sacco bene. Sei vero? Sì, vai. Scusate, continuavo a ruota, cioè. Che grande, <no? ride> Allora, adesso ponte a terra glutei, visto che noi donne d'estate ci teniamo parecchio, non potevo ovviamente mancare, è vero, un esercizio di glutei, quindi... Noi pensiamo a voi. Quindi, si può fare in diversi modi, se abbiamo un elastico si può salire e aprire. Qui facciamo un modo più semplice, se semplicemente saliamo con uno, distendiamo, facciamo così. Ok, vero? Ok. Sì, sì. Facciamo 15 e 15 o cambiamo? 15 e 15. Vai. Conto io, così tu chiacchieri intanto. Va bene? Vai, uno. Io distraggo. Sì, esatto. Fabri Armani che scrive: mi sento giovane con questi esercizi. Visto? Io non sono molto comoda in questa posizione. 15, cambio. Allora, mi chiedeva prima un nostro amico che ci sta seguendo, come mai il peso dell'esercizio di prima, della gamba con il detersivo, era sulla stessa gamba? Mi chiedeva se non dovesse essere invertito. Domando io da ignorante. Già la rispondi tu! Allora, quindi lui dice questo. Esatto. Sì, allora, con un peso così leggero io mi trovo anche bene a tenere più equilibrio in questo modo, vado a destabilizzare un po' di più la gamba, la quale appoggio. Anche così okay. Si può fare, però è un treno più semplice. Diciamo okay. Vado un po' a dare un peso e devo avere una maggior tenuta con la gamba d'appoggio. Quindi. Quindi ma magari fare... preparatori, magari chiedete ai vostri preparatori. Magari cioè, per sbagliare chiederemo anche noi. Ci arriva un cazziattone se abbiamo sbagliato, assurdo. Sì, probabilmente. Però io vi dico, diciamo, con un peso così leggero mi va a destabilizzare, lavoro, sento di lavorare di più, controllando di più il corpo. Poi con un peso più pesante, in effetti, si usa sulla gamba opposta. No, no, sono tutti complimenti. Ciao Giada, siete bravissime. Ciao Veronica, Antonio Lupo, che saluto. Io ascolto il mio corpo, ma urla basta, aiuto. Cioè, già, alcuni sono già ai limiti della. Chiudi il frigorifero! Ok, va bene. Ragazze, vi lascio qua. Abbiamo ancora un esercizio, Giada, non quella della sedia, così. Esatto, l'ultimo esercizio. Questo, ben zitto, per le braccia. Allora. Sempre per quella ciccia che fa schifo.
Quindi basta avere il pano, una sedia, anche lo zucchero. Ma lontano, chiaramente. Sì, devo costruire un attimo, ricavare degli spazi. Va bene, vai, vai. Ok? Facciamo 15. Sì, perché se no apriamo 30 secondi. La partite? Uno, vai, due. Cioè, uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sono da 12. 11. 12. 10. Io vado un po' più veloce. Ma piano lavori di più, però. Quindi più fai piano, più controlli il movimento e più faticoso in teoria. Ok, bene, questo è il nostro circuito. E direi che una volta basta, o vuoi fare anche due volte? No. Se volete, già da qua tutti vi fanno complimenti, grazie ragazze. Quindi, grazie, grazie. Se voi volete, così possiamo anche fare una seconda, un secondo circuito, come ditemi voi. Come no, a parte gli scherzi, come preferite voi. Noi siamo a vostra disposizione. Oppure siamo a disposizione per domande o quant'altro. Cioè facciamo un po' di stretching, se no un po' di domande. Esatto, perché volevamo dire una cosa molto importante, perché... Poi quando facciamo vedere gli esercizi, diciamo che si tende sempre, e anche noi giocatrici a volte siamo sempre un po' frettolosi, diciamo, al termine dell'attività, dell'allenamento, mentre è fondamentale anche la parte dello stretching, perché comunque ci aiuta nel recupero e soprattutto serve per aiutare per le varie contratture dello sforzo. Ora, ovvio che questo circuito non è esageratamente difficile, però lo stretching è una cosa molto fondamentale che bisognerebbe fare a prescindere in questi giorni che siamo tanto seduti. Ok, allora vi lascio allo stretching, così ci fate anche vedere gli esercizi migliori per allungarsi. Vero, questo va bene. Ho deciso che seguirò io lei. La nonna insegna lo stretching. Fa una piega. No, allora, a parte gli scherzi, facciamo esercizi facili da sdraiarci, comunque che... Allora, principalmente, adesso io partirei con uno stretching delle gambe. Quindi, gambe unite e andiamo a toccarci con le mani la punta del piede. Questo è sempre stato il mio sogno, ma non le ho mai viste le punte del piede con le gambe. Ma no, piano piano arrivi a toccarli, non è difficile. Guarda, sono quasi alto 2 metri, non ci sono mai riuscito, guarda, proprio un pezzo di legno. Anche qua ci dovresti dare almeno, indicativamente, almeno... Già, da cosa dici? 15-20 secondi. 20 secondi. Va bene. Allora, mettiamo il timer. Poi ovvio che non li facciamo tutti perché sarebbero infiniti, però almeno le cose principali è giusto farle, è giusto allungarle. Ok. Siamo? Ve lo faccio io. Facciamo 10 secondi, 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Vai, lo stesso esercizio però con una gamba sola, mentre l'altra la pieghiamo con la pianta rivolta verso il ginocchio e andiamo giù. Magari con la respirazione cerchiamo, una volta che espiriamo, di recuperare dei centimetri, di scendere un pochino, sia con il petto verso il ginocchio che anche con la testa. Ok, 30 secondi, via. Tra l'altro vi saluta anche Stefano Castagni, mi sono allenato anch'io con voi, bravissime. Grazie. Dieci secondi. Mi raccomando, non sottovalutate la respirazione, che è importantissimo. Esatto, tempo scaduto. Vai, cambio, lo stesso esercizio con l'altra gamba. Anche qua 30 secondi. 3, 2, 1, via. Vi saluta anche Cristina Colla.
Barbara Medici, mi sto preparando alla Serie A, anche qua, preparatoria anche di B1, di A2, B2. Grandi. Noi salutiamo tutti e spero che questo circuito, insomma, vi sia piaciuto, che vi siate divertiti e niente. Salutiamo. Preparatrice della Lilliput Settimo, se mi ricordo bene, nei miei passati da telecronista locale, così, Barbara Medici, la salutiamo. Cristina Colla anche, bravissime ragazze. Grazie. Tanto tempo scaduto, mi sono perso nelle domande, ragazzi. Allora, adesso divaricchiamo le gambe e proviamo ad andare giù il più possibile. Questo per allungare i traduttori. Io non ho scappato. Io sparisco intanto sul divano. Anche qua 30 secondi? Sì. Ok. Cioè, se vuoi, per motivi a parte di stessi, insomma, di diretta, facciamo anche 20 secondi, va benissimo. No, vai pure. No, anzi, ci stiamo appassionando tutti, quindi ormai siamo coinvolti tutti in questi esercizi di stretching, anche come avete detto voi, è importante sia allenarsi, tenersi in forma, che appunto la parte di allungamento alla fine. Sì, poi veramente, ora sembra che sia esagerato, però in questo periodo, a volte anche la mattina appena mi sveglio, se non mi alleno subito, faccio un pochino di stretching per la schiena, per le gambe, e veramente serve tanto, perché sappiamo che tutti in questo momento stiamo facendo una vita sedentaria, quindi chi magari non riesce a allenarsi per magari problemi fisici, fatica o poca voglia, può anche solo fare una bella seduta di stretching. Ok, tempo scaduto. Tra l'altro anche gli addetti stampa di Perugia, l'allenatore Fabio Bovari, lo salutiamo in diretta. Insomma, ci ha detto Fabio, che hai fatto seguendo. Il punto? Esatto. Ti stai allenando, Fabio, con noi? Allora, adesso facciamo il quadricipite, quindi ci mettiamo su un fianco, non so qual è il lato dove si può vedere meglio, e portiamo, ho dato una testata, il tallone, piediamo la gamba e cerchiamo di tirare più possibile il quadricipite senza alzare la gamba così, ma tenendola più possibile in linea con l'altra. Ok. Anche qua 30 secondi. No, anzi, io penso che da allenatore, da presidente, da preparatore, insomma, vedere due giocatrici serie, simpatiche, brave, che si allenano e dedicano tempo anche a noi tifosi appassionati, sia solo bello da vedere. Grazie, guarda. Io, per me è un piacere, ma sono sicura anche per Giada, perché è una ragazza super, super solare. Giusto, Giada? Sì, grazie, vero. Sì, anche a me fa molto piacere. Anche se siamo lontane, comunque non facciamo vederci tramite le partite, però almeno così è un piccolo modo per stare insieme e divertirci, ecco. Quindi, anzi, grazie a voi per l'invito. Quindi posso fare un'invasione di campo, perché c'è una persona che sta un attimo chiedendo di voi. Una persona, vabbè, però vieni. Lui è il tifoso numero uno di Perugia. Eccolo. Io so chi è. Eccolo! Eccolo! Con noi! La mascotte. Quindi la mascotte, quindi sarà anche lui perché piangeva, quindi scusatemi. No, che l'abbiamo visto protagonista già nei tuoi video su Instagram, Veronica. Sì, guarda, ora prende il gioco perché vorrebbe giocare. Guarda, tanto io ho fatto cambio, non so se... Ah, sì, cambio. Giusto. Cambio l'altra gamba. Sì. Di Valentina, la nostra mascotte. Sì, veramente. È l'uomo più un VIP l'uomo, vabbè, scusa. Studiato in Italia perché entrava sempre nello spogliatoio. Tra l'altro, Veronica, Alessandro da Genova ci chiede a che puntata di Game of Thrones sei arrivata, vedendolo il fermo immagine della TV. Ragazzi, per favore, sono all'ultima stagione e sto impazzendo. Ho stoppato solo per voi, perché non l'avevo mai visto. Cioè, dopo me la vado a rivedere. Non ci sono per nessuno. Mamma. Sono ansiosissima. Nessuno faccia spoiler, mi raccomando. No. Mi raccomando. Hai detto tranquilla, vero, tranquilla. Il Trono di Spade l'ha visto tutto il mondo. Perché lo so. Ma io sono così, arrivo un po' dopo. Intanto faccio un altro esercizio. Allora,
da gambe unite, incrociamo una gamba dalla parte opposta, si vede? Sì, sì. Braccio opposto, va al ginocchio e tira, questo è per la schiena. Per le persone, tra l'altro, snodate come me, è proprio un piacere. Ok. Quindi questo me lo segno anch'io, ok? Sì, no, cioè io ho una rigidità di schiena che è una cosa brutta. Sì, ok. Mi ero sicura di aver visto bene. Anche qua 30 secondi più o meno, giusto? Sì, 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 più o meno la tenuta è sempre quella, intanto abbiamo il cane pagliaccio. Come mi manca Valentino, vero? No, guarda, ma è una gioia, cioè, per fortuna che, ragazzi, che c'è lui, è una roba... Io sto sponsorizzando questa razza che se 10 anni fa mi avessero detto ma ti piace il barboncino? Io avrei detto, cosa? Io amavo, ho sempre amato molto di più i cani bianchi, amo tutti i cani. Poi ho trovato questo orsacchiotto con... che lo chiamano per cane, ma secondo me è più un orso, cucciolo di orso. Prestigiatore, tra l'altro. Tra l'altro vi saluta anche un ex giocatrice di Perugia, Consuelo Mangifesta, che sta seguendo la diretta insieme a voi, bravissima ragazza. Ciao! Per me è veramente sempre stata un idolo sportivo, perché è una donna con gli attributi come a me piace, piacciono. Scusate l'italiano, c'è difficoltà. Io cambio intanto così, dopo un po'. Sì, sì. Perché sennò ci rimanevo. Bene, io mi perdo in chiacchiere, per questo che ho sempre bisogno di un preparatore che poi mi tratta, prima che la Giada, perché sennò è diverso. Queste ragazze non sono solo delle grandi giocatrici, ma anche delle grandi comunicatrici, delle grandi donne. Insomma, solo complimenti, ragazze. Grazie, grazie mille, siete stupendi, non so che dire. Boh, grazie. Grazie. Speriamo di vederci presto. Oh, io farei un altro esercizio per la schiena. Ok. Che è semplicissimo ed è, allora, da questa posizione, quindi sulle ginocchia, scendiamo giù a toccare il sedere con il sedere palloni e portiamo le braccia in avanti. Valentino, scusate. Se Valentino che si sta chiedendo cosa gli sto facendo in terra. Vieni qua. 10 secondi. Io vedrei come atletico, il mio cane è un eroe. Eh sì, perché anche loro hanno bisogno di allenarsi un po', cioè tenersi in attività, insomma. Sì, no, infatti io alleno le braccia pure di lanciarli tutto sul giochino, perché mi fa la tenerezza che, insomma, esce un quarto rispetto a prima, cioè lo porto sempre giù, per un conto l'ho portato sempre dietro, lo portavo anche al palazzetto, quindi comunque vede posti nuovi, altre persone, un conto è sempre in casa. E tra l'altro, se non sbaglio, proprio a Perugia c'era una bella iniziativa del fischietto prima delle partite con un amico a quattro zampe. Sì, intanto lo capiamo. Intanto il tempo scaduto, sì, io mi sono perso. Allora, lo psoas, sì, lo psoas, quindi questa posizione, ve lo faccio di qua che si vede meglio, scendiamo giù e alziamo il braccio dalla parte opposta, lo faccio anche dritto, così. Qua però non stiamo 30 secondi perché veramente perdo. Ok. Stiamo magari, diciamo 15 e 15, dai. Ok, allora via. Ora io scherzo perché voglio fare un po' più divertente la diretta, come chi mi conosce lo sa. Però è molto importante anche qui la respirazione. E ogni volta che si espira si cerca di allungare, di trovare un pochino di tensione. Allora cambio. Passati 15, ok. Tra l'altro Consuelo vuole sapere se la morbidente celeste va bene lo stesso. Non lo so, Consu, dipende dalla fragranza. Esatto.
Abbiamo, ragazze, tra l'altro tempo scaduto, scusate, abbiamo anche saluti dal Messico, ci sta seguendo Brianna Morales, allora vi lascio salutare a voi in spagnolo, non so, in messicano. Hola! 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 Gino, vai in Spagna! No, comunque io direi che, non so, se volete, Giada, come, cosa ne pensi? Sì, direi che ci siamo. Vuoi fare qualcosa per le braccia? Qualche lavoro di per le braccia, stretching, qualcosa? Sì, ok, giusto. Che non saprei come farvi vedere la posizione giusta, visto che sono per lungo. Però uno degli esercizi sempre fondamentali per... ora come ve lo faccio vedere qua, forse così. Per noi attaccanti... diciamo per la capsula, però così mi vedete? Sì, questo. Al limite. Vado un po' più indietro. Ok, perfetto. Allora, mettete il braccio così, quindi su un fianco, spalla, e poi piano piano, qua ci vuole tipo, spingete per 10 secondi, 10 secondi e chiuderla qua dietro. La cuffia dei rotatori, se non sbaglio, mi potete piazzare, preparatori, 10 secondi e poi lasciate, per 10 volte però. Ok. Valentino, intanto Valentino ha scambiato il divano con la sua arena. E ora a casa libera in questo momento. Infatti, cioè, per lui sono mancata un anno in questo. Vuole attirare l'attenzione in tutti i punti. Oh, beh, io direi che va bene, cambiamo spalla, se per voi, se no vi sarete vogliate da morire. Perfetto. Perché, cioè, tutti questi che noi dobbiamo fare tutti i giorni, però ovviamente magari sono, chiamiamoli, meno televisivi. No, no, anzi, ma è proprio, sono quelle cose, quegli esercizi importanti che magari noi che siamo solo appassionati di volley non facciamo, non sapevamo neanche bene come fare, quindi ora sarà anche un esercizio in più da fare a casa. Certo, questo io lo consiglio magari anche alle giovani pallavoliste, che magari come io all'inizio della mia carriera non sapevo magari che potesse servire anche per sciogliere la spalla nel movimento dell'attacco, oppure per mandare qualche contrattura che ovviamente inevitabilmente si crea, quindi lo consiglio anche alle giovani schiacciatrici. Poi se già ci vuol far vedere qualche esercizio del suo ruolo specifico di stretching, è già lì. Ma l'ostacolista che abbiamo fatto prima, sicuramente, per i polpacci. Uno per i polpacci, almeno io da libero, ovviamente la reattività sta alla base del mio ruolo, quindi lavorando tanto i polpacci per me è fondamentale a fine di ogni allenamento andare a cacciare, e questo si può fare appoggiati, appoggiando al muro in questo modo. Vai, facciamo i polpacci, ah, questo è scusate, mi ero persa di me anche. Quindi così, oppure si può appoggiare e portare e avvicinarsi in modo tale da andare a strecciare bene questa parte. Intanto partono brandelli di pupazzi. Si piega il ginocchio ad strecciare il solio, quindi io sono ferita, Intanto Giada ci chiedono anche se poi possiamo pubblicare questa scheda con tutto il circuito, che è stato molto interessante. Sì, volentieri, se è piaciuto assolutamente sì, mi fa molto piacere. Cambio, vero? C'è uno show da Valentino. Tanto scusate, io continuo a allungare. Ecco, anche quell'esercizio... Troppi dittati sulla parete. Non ci sono mai arrivato io ai piedi. Ma dai. Valentino. Questo corrisponde molto all'ostacolista che abbiamo fatto prima.
però è un altro modo per farlo. Ok. Intanto servo Giada. Ah, non è la il mobiletto. Su un tavolo. Dov'è? Voilà. Gente che ci scrive, mi sento già meglio, grazie ragazze. Di poco. Bene. Sono esercizi, cioè ne avremo ovviamente anche molti di più, poi abbiamo dovuto creare un circuito, diciamo, fattibile e veloce, però sono veramente tanti gli esercizi che precedono il gesto tecnico. Ovviamente nell'allenamento non c'è solo la parte tecnica dove, non so, attacchi e ricevi, ma c'è tutta la parte prima, appunto, gestita dai preparatori, che serve a preparare il fisico, a preparare il corpo, a preparare un gesto importante come appunto può essere il salto o uno squat. Perché ricordiamoci che quando giochi il nostro corpo viene stressato ed è fondamentale avere una base muscolare, una base anche elastica e reattiva, e tutto questo lo crei sia con i pesi e adesso a casa lo mantieni con questi circuiti, che comunque li facciamo anche durante l'anno, quindi sono, diciamo, sulla falsa riga, se non proprio precisi, di quelli che facciamo durante l'anno. Ovviamente durante l'anno aggiungiamo un carico maggiore di pesi. Vi chiedo anche per l'alimentazione in questo periodo che siamo tutti chiusi in casa, se voi seguite comunque una dieta ferrea, se c'è qualche cibo, alimento che può aiutare un po' a parte comunque la dieta in generale, ma se voi rispettate, avete qualche consiglio in più anche sull'alimentazione. Parola a Giada, che è la nostra esatto. Io mi sto laureando in scienze della nutrizione, quindi diciamo che è un argomento che mi appassiona tanto. Allora, sicuramente l'alimentazione è da tenere sotto controllo. Per noi sportivi è fondamentale per avere una miglior performance, quindi è ovvio che se tu dai il giusto carburante al tuo fisico otterrai una performance migliore. Detto ciò, l'alimentazione più corretta è secondo me quella variata, con tanti cereali, quinoa, riso, carboidrati. Durante il campionato è ovvio che non si può utilizzare la stessa, diciamo, assorbimento di alimenti allo stesso modo come in questo periodo in cui siamo a casa sul divano sedentari, quindi almeno per noi sportivi, perché ovviamente noi abbiamo bisogno di carboidrati per avere energia, proteine in un certo modo per recuperare dopo lo sforzo fisico, quindi bisogna sapere equilibrare i due elementi, anzi i vari elementi, perché comunque sono tanti quelli che compongono l'alimentazione. In questo periodo bisogna cercare sicuramente di non eccedere in zuccheri, che è, diciamo, il rischio più grande, perché io stessa, che a me piace tanto cucinare, sto imparando a fare anche delle torte, dei dolci che condivido con le ragazze, per così per occupare anche un po' il tempo, quindi ovviamente è una bellissima occupazione che tra l'altro mi piace. Sto sperimentando dai pancake con i mirtilli o crepe o torte, ovviamente cerco di limitare un po' gli zuccheri. Però esatto, bisogna fare attenzione a non eccedere in questo periodo, quindi soprattutto perché essendo sedentari, essendo a casa sul divano, non bruciamo i grassi come quotidianamente facciamo di solito, quindi bisogna stare molto attenti. Quindi consiglio di mangiare leggero e ridurre i grassi e zuccheri. Veronica, mi parlavi di un'ottima cheesecake cucinata da Giada, infatti. Sì, però devo dire che ce l'ha portata ovviamente quando ancora ci allenavamo senza problemi ed era veramente magnifica, è veramente, veramente brava Giada a fare i dolci, brava brava. Io per Grazie. Quanto riguarda l'alimentazione, diciamo che i primi giorni di quarantena ho fatto come forse la maggior parte degli italiani, i primi 3 giorni che nella mente è arrivato come un oddio, cosa faccio? Faccio cucino! Sai, noi italiani poi abbiamo una passione per la cucina. Quindi i primi 3 giorni ho fatto pizza, pasta, tutte cose particolari. Poi dopo 3 giorni, dove io non sono abituata a mangiare così, perché ovviamente non avendo un fisico, diciamo, di quelli che mangio tutto e non ingrasso, no, questa gioia non ce l'ho. Quindi mangio sempre molto preciso, anche molto noioso, se vogliamo dire. E quindi i primi 3 giorni mi sono sfogata con, diciamo, delizie culinarie, e poi dopo ho detto, ragazzi, basta, Veronica, torna un attimo in te, torna a mangiare tutto preciso senza, diciamo, paste molto condite, quindi niente, è triste. Tra l'altro abbiamo anche tantissimi tifosi di Perugia, bravissime, grazie per questa lezione, e molti ci chiedono, ragazze, sapete se il prossimo anno potreste restare ancora a Perugia e vi vogliamo ancora qua?
sul futuro. Ma allora, non se ne è ancora parlato, perché ovviamente adesso forse non è neanche il momento più facile dove parlare purtroppo di un futuro sportivo. Poi ovviamente Perugia è una società, è una città dove si sta molto bene, e quindi questo nel nostro futuro sportivo al momento ce lo potrà dire solo il tempo, però sicuramente a Perugia è una città dove si sta molto bene e la società nostra è costituita da persone che ci mettono l'anima e molto anche umane, oserei dire. Sì, sono d'accordo. Ragazze, solo complimenti, ci avete intrattenuto più di un'ora, noi veramente vi ringrazio io a nome di tutti, veramente grazie per la disponibilità, per la simpatia, per soprattutto la professionalità di aver fatto questa scheda insieme a noi. Grazie a tutti voi. È stato un piacere. Ciao Gianni, grazie Giadina. Spero, brava. Per chiudere faccio un'ultima, la solita domanda che ho fatto anche la scorsa settimana, una specie di challenge. A chi avete in mente di A1, di A2, preparatori o anche altri amici nell'ambiente che secondo voi potrebbero essere adatti per giovedì prossimo? Quindi vi chiedo, inizio da Veronica, un passaparola, la challenge. A chi ti viene in mente che potrebbe essere disponibile a fare questi esercizi insieme a noi? Non so perché al momento mi è venuto al volo Valentina Righetti. Ok, Bischè. 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 Grande. Tu Giada? Io ho in mente invece Rossella Olivotto, che è una mia carissima amica e con la quale ho condiviso diversi momenti importanti, e quindi vorrei proporle di fare questa iniziativa con voi, quindi sperando che accetti, ne sia entusiasta. E allora, parola alle centrali, quindi, insomma, siete state nominate a Righetti e Olivotto, grandissime centrali del nostro campionato. Ragazze, vediamo se accetteranno la sfida e vi ringrazio ancora a nome di tutti, grazie mille per questa diretta. Grazie a voi. A voi, un bacione. Ciao. A tutti. Ciao. Allora, io ringrazio ancora una volta Veronica Angeloni e Giada Cecchetto della Bartoccini Forti Infissi Perugia e vi do l'appuntamento a domani, c'è il recapone della settimana, e lunedì con un'altra splendida intervista di Consuelo Maggifesta, sempre su LWF Voglia 24 in diretta alle 17 circa il lunedì. Dunque, buona serata a tutti e grazie ancora per essere stati con noi.